Miei complimenti perché veramente è un film molto attuale, toccante, asciutto, diretto e molto efficace anche come comunicazione. Infatti Riccardo Scamaccio sta crescendo a vista d'occhio, diciamo. Una domanda, maestro. Lei ha fatto sempre dei film così sulla cresta di una attualità molto scomoda anche, no? Per primo a farci vedere, a dirci delle cose. In questo film, come anche in altri suoi, c'è la scena del braccato, cioè quello che deve correre ed è inseguito, no? Il fuggitivo, quello che è braccato, anche per gioco, come nell'altro suo film, di cui adesso mi sta sfuggendo il titolo. Quello del negro che viene inseguito per Tradita. gioco, esatto, che viene inseguito, anche qui c'è un gioco quasi nell'inseguire un personaggio che viene poi braccato, però questo gioco diventa realtà perché nell'ultima scena c'è questa parata di soldati in assetto antisommossa, questa barriera quasi, no? E quindi ci mostra l'altra faccia dell'Eden, del paradiso, no? Che poi non è. Ecco, questo essere braccato, questo inseguimento, come mai è così ricorrente nei suoi film? In questo film la polizia, chiaro, è presente, è più presente per lui che per noi, perché lui, la polizia per lui è un pericolo totale. Dunque vede i poliziotti di più che noi, che siamo gente così, non abbiamo un problema generalmente con i poliziotti. E chiaro, penso che la nostra società viene ogni giorno più poliziotti, con più poliziotti, sì. E questa è la ragione, essenzialmente. In questa particolare scena era necessario di vedere che lui ha la scelta, c'ha i poliziotti dietro e la possibilità della luce. Parigi sia la città della luce, Parigi è rappresentato con la Tour Eiffel. Posso aprire le mie? Prego. Volevo dire una cosa, ti volevo raccontare una cosa secondo me bizzarra che è piuttosto significativa. Quando io ho letto il copione, quindi ho scoperto che c'era quel momento nel film in cui c'è un po' la caccia all'uomo, no? Nel villaggio. Quando ho letto quella scena, mi era sembrata un po' forzata, un po' troppo, ecco. Allora gliel'ho detto, ho detto: Costa, ma questa scena non credi che sia un po' troppo, forse non è qualcosa reale, che in un villaggio addirittura si entra a fare la caccia all'uomo con le torce. E no, assolutamente, no, che stai scherzando? Tornando in Italia, quando abbiamo presentato il film in Italia, ha aperto il giornale e sul giornale c'era, come dire, questa cosa della giustizia fai da te, delle ronde, come dire, belle promosse da alcuni esponenti della nostra politica. No, ma non voglio l'applauso perché non cerco applausi, almeno non in questi ambiti, perché veramente è talmente triste. Allora, veramente lui ha aperto il giornale e mi ha detto: Hai visto? Guarda, proprio nel tuo paese succedono queste cose. E io dico che mi sono veramente vergognato per questo, vergognato, voglio dire questo. Per fortuna qui la Lega non è molto Meno forte in male. questa zona, per non far nomi. E ci sono altre domande? Io ne avrei una, ma me la tengo per la fine. Prego. Prego, prego. Innanzitutto colgo l'occasione per fare complimenti sia al maestro che a Scamarcio. Poi vorrei un attimo alleggerire l'atmosfera facendo una domanda semplice ma molto simpatica dal mio punto di vista. Può rifarci il verso della rana? Bene che tu l'abbia fatto, se no pensavano che ti avessero doppiato, capito? Ho visto delle mani alzate. Prego. Proprio per le coincidenze di un intervento precedente, proprio
per le coincidenze che notavo nell'intervento precedente, le vorrei chiedere, maestro, quanto c'è di cultura illuminista? Quanto c'è di questo mondo oggettivamente visto dall'esterno come un mondo alieno agli occhi del protagonista? Insomma, quanto è il protagonista, quanto è Jacques le Fataliste? Mi viene in mente questa visione di questo viaggio attraversando tante strane coincidenze, questo mondo visto un poco, anche perché lei ha detto che lo vede in maniera positiva, come un omaggio, qualcosa di positivo, appunto di illuminista, pensavo alla cultura filosofica del Settecento, in particolare il personaggio di Jacques, le Fataliste dell'omonimo racconto. Sì, in certo modo, perché però Elias per me è di più, esce di Voltaire, un personaggio di Voltaire, molto, molto conosciuto. Ci sono altre domande?